osteria La Tana del Coniglio. Ciao, sono Raffaele Di Scala, lo chef dell'osteria della Tana del Coniglio all'Ischitana. Io vengo dalla tradizione ischitana, dove il piatto di eccellenza è il coniglio all'Ischitana. Le nostre nonne, per vantarsi di una riuscita diversa, di un profumo diverso, di un aroma diversa e differenziarsi e fare questo prodotto un po' più accattivante, usavano queste loro spezie selvatiche, come la papernia, che oggi viene chiamato timo selvatico perché purtroppo è una speziolina che cresce prevalentemente sull'isola. È molto diversa dall'odore, dal sapore del timo, molto più accattivante, molto più amara, come la maggiorana. E c'erano ogni domenica, piatto prevalente degli ischitani, c'era questa differenza di gusti e di tradizioni. Io inizio nel mondo della ristorazione a livello, diciamo, professionale nel 1994. Ho conosciuto una persona che oggi è Vittorio Cerchiaro, uno del nostro gruppo, che mi ha dato la possibilità insieme a lui di fare questa esperienza lavorativa del ristorantore. Quindi il nostro menù è un menù giornaliero preparato da noi. È una cucina diversa, è un modo di mangiare completamente diverso. Qua è venire a casa tua, conoscere delle persone che non ti trattano come un cliente, perché noi non abbiamo clienti, noi abbiamo amici. Noi il menù lo creiamo in base al nostro mercato giornaliero, al prodotto del momento. Se io trovo dei fiori di zucca eccezionali, il nostro menù la sera sarà di fiori di zucca, prevalentemente sempre col coniglio come piatto di base. Per differenziare troviamo degli ottimi peperoni, lavoriamo con i peperoni, troviamo il fagiolino, troviamo la melanzana, la zucchina, la rughetta, quello che è del momento e che è bello ha il dovere di essere fatto provare. E voglio ricordarvi che oggi è possibile avere la tradizione antica italiana in tutto il mondo. Provateci, contattateci, che è possibile. E brindo col nostro succo di frutta uva a tutti quanti voi e un in bocca al lupo dall'osteria La Tana del Coniglio e da Raffaele Di Scala. Salute ragazzi! All'osteria La Tana del Coniglio, visitate!